piccolo paese vive la signora Minù, animo semplice e cortese e con gran virtù. Nella vecchia fattoria che avventure vivrai, ma un segreto magico custodirai. La magia inizierà se il campanellino suonerà. Piccolina Minù, Pepper Pot ti verrà. Animali e bambini tutti quanti vogliono te. Din don dan, ma che magia è questa qua? Minù, andiamo in giro per il mondo, tanti amici incontreremo insieme a te. Facciamo tutti un bel giro tondo per salvare la natura insieme a te. Minù, andiamo in giro per il bosco per aiutare chi è in difficoltà. La magia tu sai che svanirà solo quando il problema risolto si sarà. Oh, è una giornata stupenda. C'è una pace meravigliosa, com'è riposante questo silenzio. È in casa, signora Pepper Pot. Non c'è nessuno. Direi che sono arrivati dei visitatori piuttosto rumorosi. Signor Pepper Pot, andiamo a giocare a palle di neve? Fetta, è una bella giornata, vuole giocare con noi? No, oggi proprio non mi va, mi dispiace ragazzi. Già, deve fare molto freddo fuori. Basta muoversi un po' e fa caldo. È vero, fa caldo, fuori fa caldo. Venga con noi, non fa bene stare tutto il giorno chiuso dentro casa, non lo fa. E su, facciamo un po' di moto, è bello correre sulla neve. Fa venire fame. Ho una splendida proposta, vi insegnerò a giocare a scacchi. Ma certo, trovo che questa sia una bellissima idea. Vi porterò dei biscotti appena sfornati e un bel bricco di latte caldo. Ah, proprio una bella idea. Signor Pepper, può davvero gioca bene a scacchi? Che razza di domanda fai? Certo che so giocare bene. Sono contenta che si distraggano. Cielo, è successo di nuovo. Ragazzi, guardate bene, i pezzi si dispongono in questo modo. E questo è il re, il pezzo più importante, chiaro? Io non ci ho capito niente, signor Pepper Pot. C'è anche il re. Trovo che sia molto difficile ricordarsi tutti i nomi. Sai che ti dico, patatina, andiamo ad aiutare la signora Pepper Pot. Non c'è, ma dove sarà andata? Non la vedo. A quanto pare qui non c'è, è strano, ma dove sarà allora? È apparita. Questa volta ho la netta sensazione che da qui non uscirò facilmente. Se non aprono la porta dovrò aspettare di ridiventare grande. Devo proprio rassegnarmi ad aspettare. Che freddo qui dentro. Spero di non finire congelata. Signor Pepper Pot, dov'è la signora Pepper Pot? Beh, sarà in cucina. Adesso devi muoverlo così, hai capito? Guardi che l'ho cercata dappertutto! È proprio sparita! Ma come sparita? Cercatela meglio, no? Non è né in cucina né nell'ingresso né in cantina. Non c'è da nessuna parte. E forse il signor Pepper Pot potrebbe darsi che l'abbiano rapita. O forse è entrata nella quarta dimensione. O forse è diventata invisibile, ecco. Ah, è ridicolo. Forza, continuiamo a giocare. Dica, non vi sembra il momento di giocare a scacchi? Prezzemolo, io scommetto che riceveremo presto una lettera dei rapitori con la richiesta del riscatto. Io una volta ho visto un film alla televisione dove uno era invisibile. Rapa, non dire scemenze! Sì, è vero, è un scacchi che li fai dire i rapitori! E se invece fosse... Oh, perbacco! Oggi ho imparato qualcosa di nuovo. Un cappotto fatto con una foglia di cavolo non riscalda per niente. Se non faccio subito qualcosa finirò molto presto congelata. Forza! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronti per la partenza? Via! Spingi! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
Giù, giù, giù.
almeno non sento più freddo. Ora farò un po' di sacco. Sinist, diretto al mento. E ora ti metto capo. Questo è il colpo di gong. Adesso che mi sono riscaldata ben bene, mi sento molto meglio. Fare ogni tanto un po' di ginnastica è decisamente salutare. Sono come nuova, ricomincerei da capo. Mi sento proprio in forma. Abbiamo stabilito che la signora Pepperpot non c'è. Credo proprio che ci dovevo prendere da soli il latte e i biscotti. Cosa? Aspettate un momento, ragazzi, lo farò io. Signor Pepperpot, lo possiamo fare da noi? Ma probabilmente i biscotti sono là dentro. Fermi tutti, ci guardo io, eh? Ma qui non c'è. Minu, un cucchiaino. Cosa hai trovato? Questo cucchiaino. No, non è quello d'oro di Minu. Tienilo pure e giocaci, bravo, così, sì. Aiuto! Aiuto, signor Pepperpot, venga subito! Ecco, cosa hai visto? Credevo fosse la lettera dei rapitori, ma è solo la pubblicità. È divertente. Ho visto qualcosa che si muoveva. Accidentaccio, che cosa hai visto? Qualcosa, aspetti che cerco meglio. Me lo sarò immaginato, sarà la fame. È della signora Minu! Non toccatela! Chi mi aiuta? Se continuo così, tra poco potrò far parte della squadra olimpica. E ora continuiamo l'allenamento. Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Era moltissimo tempo che non facevo tanti esercizi. Mi sento decisamente ringiovanita e piena di energie. Era proprio vero quello che dicevano i nostri genitori. Hopla! Evidentemente fare esercizi mi ha aiutato a crescere. Ora devo affrettarmi a tornare di sopra. Spero che non abbiano notato la mia assenza. Con quei ragazzi non si sa mai. Oh, ma guarda che bel piatto ho preparato. Per favore, ragazzi, accidentaccio, ma che cosa posso fare? Su, andiamo. Non è colpa mia, sarà sicuramente andata a fare la spesa e avrà fatto tardi. Oh. Cos'è questo fracasso? Minu. Ragazzi, ho cambiato idea. Invece dei biscotti ho preparato una bella insalata mista. Vi piacerà? Insalata mista? Signora Pepperpot, questa insalata è veramente deliziosa. È buonissima. Oh, sentite, domenica prossima andremo tutti quanti sulla collina a fare un po' di sport. Non trovi, tesoro, che faccia bene fare un po' di esercizio? Non ti va? Perché non mi lasci più solo con loro? Ne ho avuto abbastanza. Mi sembra che ce ne siano troppi. Non trovi che sarebbero sufficienti i due soli? Scusami, no, ma come faccio a saperlo io? Perché non lo chiedi al gatto o al cane, eh? Mamma mia, che marito impossibile! Purtroppo ho paura che ce ne siano troppi. Sì. Almeno di uno dovrò farne a meno. Che cosa ha detto? Hai sentito bene? Oh, ma figuratevi, la signora Pepperpot non caccerà mai via uno di noi. Fate come vi pare, che ci crediate o no, è proprio così, l'ho sentita io con le mie orecchie e ve l'ho riferito. Non venite poi a piangere da me quando vi butterà fuori. Capito? Arrivederci e tanti auguri. Certo che voi altri esseri inutili mi fate molta pena. A me non può rinunciare, io faccio le uova. Ma quando mai tu hai fatto le uova? Maleducato, come ti permetti? I miei figli, allora? Io sono il loro cane da guardia, perciò non dovrebbero buttarmi fuori. Cane da guardia? Ma se non fai altro che dormire? Già, perché tu invece fai qualcos'altro. Ma certo, Saeta, nessuno è più bravo di me a dare la caccia e a prendere i topi. È la mia specialità. Chissà cosa succederebbe ad Aceto se dovesse far del male a un topo. Quindi a che cosa serve un gatto se non gli si permette di catturare i topi? Cresta rossa, un gatto basta essere bello. Vedi come sono agile? E pulito.
Non vedi che è una pelliccia morbida e setosa? Guarda. Fra la signora Pepperpot e me esiste un ottimo rapporto, quello che unisce due massaie. Ma davvero? Boh. Povere piante, ora non posso nemmeno annaffiarle. Forse lei, Cresta Rossa? Cresta Rossa! Oh, buongiorno, signora Pepperpot, mi dica. C'è qualcosa che non va? Ha dei problemi? Mi sembri strana. No, non ho niente, signora Pepperpot. Ma mi sembra un po' depressa, Cresta Rossa. No, nel modo più assoluto, signora. Anzi, sono piena di entusiasmo. A proposito, devi dirmi qualcosa. Oggi fa così caldo che pensavo di dare una bella annaffiata alle piante, ma naturalmente sarei molto impegnata come al solito, non potrai aiutarmi. Oh, sarò felicissima di aiutarla. Cosa? Oh, bagnerò immediatamente le piante. Cresta Rossa ha fatto quello che le ho chiesto senza protestare. Mi chiedo se si sente male. Signora Pepperpot. Beh, Saetta, come mai sei già in circolazione? Non è l'ora del tuo visolino? Io sono un cane molto utile, non è vero? Cosa? Sono utile o no? Oh, beh sì, certo, certamente, sei molto utile. Quando muovi la tua grande coda, devo riconoscere che funziona meglio di una scopa. Ho capito, farò le pulizie. Prima Cresta Rossa e ora Saetta. Ma che succede in questa casa? Aceto! Signora Pepperpot, è vero che tra Saetta e Cresta Rossa io sono il suo preferito? Per favore, no, dai! Sta buono, ma cosa fai? Smetti l'aceto, dai! Non ce la faccio più, ma che diavolo sta succedendo? Posso aiutarmi in qualche modo? Sì, vieni di là, guarda come è pulito il pavimento. Saetta ha appena finito di spazzare. Lo dicevo che non ci si deve mai fidare dei cani. Cosa? Niente. Ma si può sapere cosa sta succedendo a tutti voi? Adesso voglio sapere cosa c'è dietro tutto questo. Ma non so che cosa abbiano fatto loro, ma le assicuro, mia cara signora, che io non ho fatto niente, giuro. Qualcosa non mi convince. Oggi è una bellissima giornata, vuole che la porti sulla mia schiena a fare una passeggiata? Mi piacerebbe, ma ora devo fare qualcos'altro. Guardi che sarei lietissimo di poterla aiutare, signora. Grazie lo stesso, ma oggi non credo proprio di aver bisogno di nessun aiuto. Oh. Invece chiederò agli Ulai di aiutarmi un po'. Aceto, mi porteresti nella foresta il più rapidamente possibile? Con molto piacere. Venga e si tenga forte. Signora Pepperpot, ho finito di pulire. Signora Pepperpot, dov'è? Devo dire che il vostro è davvero un grosso problema. Non vorrei proprio essere nei vostri panni. Non vi invidio per niente. Taci, insetto del malaugurio. Devo trovare la signora. Anch'io. Che ingrati, io volevo solo avvisarvi. Mi sembra che tu stia andando molto veloce. Come mai? Voglio essere sicuro di portarla sana e salva il più rapidamente possibile dove deve andare. Che ti succede? Guardi. Già, è vero, voi gatti odiate l'acqua. No, signora, non è un problema, sono solo poche gocce. Ti prego, non ti sforzare. Ma si figuri, è una sciocchezza. Bene, io vado. Ho paura di non farcela. Oh no! Signora Pepperpot! Aiuto! Aceto! Resista! Arrivo! No! Attento! Arrivo! Aiuto! Io non so nuotare! Oh! Oh, cielo! Ti prego, cerca di resistere, Aceto! Cresta Rossa! Saetta! Oh, grazie al cielo! Ma di cosa vi stavate preoccupando? Cresta Rossa? E tu, Saetta?
E tu, Aceto? Ora so quanto voi tutti teniate a me. Ma per quale motivo avrei dovuto buttare fuori di casa qualcuno di voi? Ricordatevi che non lo farei mai per nessun motivo, neanche se me lo chiedeste voi. Vi voglio troppo bene per lasciarvi andare via. Vero. Ma lei aveva detto che avrebbe dovuto fare a meno di uno di noi, è vero? Non dovete muovervi. E chi si muove? Ma come sono carini! Non ti sembra che il cuscino sia un po' troppo affollato? No, non mi sembra. Io penso che loro tre dovrebbero stare sempre insieme. Come dicevo io. Com'è morbido. Sono proprio carini tutti e tre. Tesoro? Tesoro? Allora, che cosa c'è, Minù? Una cartolina di Sara e suo marito. Oh, di già, ma si sono passati solamente 3 giorni da quando sono partiti. Senti cosa c'è scritto. Vedo dei gabbiani che volano. Sul mare un bellissimo piroscafo bianco. Dai suoi fumaioli salgono pigri pennacchi di vapore. La stessa immagine che potete vedere riprodotta in cartolina. Oh, che bello! Sarebbe come fare un'altra luna di miele. Già, sarebbe molto bello, ma non posso lasciare soli Cresta Rossa, Saeta e Aceto. Purtroppo non potrò andarci. Già. Mi è venuta un'idea. Sono più che sicura che a bordo in qualche modo potrebbero salire con noi. Quindi li terremo in cabina oppure nel bagagliaio. Minù, ma che cosa stai dicendo? Credi che si possa fare? Oh, ma ci pensi. La luna, una nave bianca e il mare. La luna di miele, quanto tempo è passato. La nostra famiglia verrà con noi. Credo proprio che ci divertiremo. Va bene, facciamo il viaggio. Ma dici veramente? Oh, che meraviglia! Facciamo così, io vado in città a fare i biglietti. Intanto tutti voi cercate di sbrigarvi e cercate di essere pronti per il mio ritorno. Certo, caro, non preoccuparti. Al tuo ritorno saremo pronti. A presto! Questo è un problema, non sarà facile prepararsi. Ma che importa? Sono tanto felice che mio marito sia sempre d'accordo con me. Ma che c'è? Cosa vi succede? Mia cara signora, è proprio vero che ci porterà con lei e che non ci lascerà qui soli? Ma certo che verrete con noi. State tranquilli, non vi lascerò qui da soli. Ma è fantastico! Sapesse tutta la vita che desidero vedere da vicino com'è fatto il mare. Certo, anche noi! Non vedo l'ora di incontrare finalmente una bellissima gatta esotica durante questo viaggio. Con la faccia che ti ritrovo. Per me invece l'unica aspirazione è quella di farmi una bella dormita su quel piroscafo. Saetta, invece di dormire, perché non cerchi di perdere un po' di chiletti? La tua linea ne trarrebbe indubbiamente un enorme vantaggio, ne sono sicura. Oh, questo viaggio non mi piace più. Oh, si è fatto tardi, adesso da bravi andate a prepararvi per il viaggio. D'accordo. Ci voleva questa occasione per convincerti a farti bello, eh? Beh, signore, è il minimo che potessi fare. Tanta fortuna non capita tutti i giorni. Mi sento decisamente nella mia forma migliore. Sono pronto ad affrontare qualsiasi avventura. Aiuto, aiuto, signora Pepper, porta aiuto. Oh, santo cielo, bisogna levare questi. Su, fa uno sforzo. Ah, che male, che male, che male. Speriamo che non sia nulla di grave. Aspetta. Spero che basti. Per ora non posso fare nient'altro. Vedrai che presto guarirai, Aceto. Speriamo bene. Tutto questo non è rassicurante. Adesso al posto di una zampa ho un ramo. Oh, non fare storie. Poi devi solo rimproverare te stesso, no? E adesso cosa succede? Comunque, grazie tante. Oh, Saetta, ma che cosa fai? Ma cosa stai combinando? Sto facendo ginnastica per perdere peso, come ha detto lei. È incredibile. Voglio che la mia linea sia la migliore possibile se dovessi fare incontri interessanti. Questo mi sembra giusto. Buona fortuna, Saetta. Grazie. Aiuto! Santo cielo! Aiuto! Saetta! Aiuto, signora Pepper Pot! Saetta, con i piedi, fai forza contro.
contro l'albero, su! Va bene così! Oh! Oh no! Saetta, fermati, fermati, Saetta! E come faccio? Fa qualcosa, cerca di fermarti! Sto usando le orecchie alla coda! Saetta, va tutto bene? Oh, santo cielo, Saetta! Per favore, signora Pepperpot, faccia qualcosa. Ho tanta paura che il viaggio non lo potrò fare. La sola idea mi fa disperare. Adesso metti la testa dentro l'acqua, su. Che fatica. Forza, forza. Cosa combina Cresta Rossa? Meglio andare a vedere. Grazie, signora Pepperpot. Il sole è alto. Insomma, Cresta Rossa, ho finito a letto. Oh, mia cara, sarà meglio che faccia da sveglia durante il viaggio e per questo mi sto allenando un po' con loro. Anche noi ci proviamo. Siete molto bravi, continuate. Co, è l'ora di... Oh, cielo, Cresta Rossa! Forza, cerca di sputarla, su! Oh, signora, non ci riesco, non posso! Provaci! Ma che posso aiuto fare? Non potrò venire in viaggio con voi, morirò! Aiuto! Tentiamo con questo. Su, apri la bocca. Mamma, sei salva? Ero tanto preoccupata, meno male. Ti fa male la gola, non puoi parlare? Aspetta, torno subito. Sono sicura che con questo andrà tutto a posto. Forza, aiutatemi. E adesso, Cresta Rossa, per favore abbassa la testa, su. Così, voi due avvolgete le bende intorno al collo. Sì! Ma che cosa avete combinato? Oh, cielo! Ci liberi! Ma come faccio? Oh no, è già di ritorno. Cresta Rossa, abbassa la testa. Sono sicuro che Minù è divorata dall'impazienza e non vede l'ora di partire. Arrivo! Sono tornato! Minù, dove sei? Ciao, come va, tesoro? Beh, allora che sta succedendo? E non vedo neanche l'ombra di un bagaglio, come mai? Perché il viaggio non si fa più. Come? E dire che era lei che voleva andarci? Accidenti! Ma che diavolo è successo a tutti quanti? Adesso capisci anche tu che fin quando non saranno guariti completamente non possiamo partire. Questa è una faccenda molto strana. Animo semplice e cortese e con gran virtù, nella vecchia fattoria che avventure vivrai, ma segreto magico custodirai. La magia inizierà se il campanellino suonerà. Piccolina Minù, Pepperpot diverrà. Animali e bambini tutti quanti vogliono te. Din don dan, ma che magia è questa qua? Minù, andiamo in giro per il mondo. Tanti amici incontreremo insieme a te. Facciamo tutti un bel giro tondo per salvare la natura.